Dal suo rapporto con la droga alla rivalità con Pelé, dal suo discendente Messi a Balotelli, fino alla relazione con Fidel Castro e la sua ammirazione per Che Guevara. È stato un Diego Armando Maradona spumeggiante quello che si è presentato a Milano nella sala Buzzati di RCS per presentare la riproposizione aggiornata della sua storia personale in DVD. Con lui Gianni Minà, autore della lunga intervista realizzata a Dubai, un'ora di ritardo e un tifo da stadio, hanno fatto da contorno al PIBE, che 16 anni dopo aver appeso gli scarpini al chiodo è oggi più che mai protagonista e trascinatore di passioni. Quando mi parlano del calcio attuale, quello di oggi, io rispetto perché ci sono dei giocatori validissimi, però noi avevamo delle squadre validissime, non eravamo validissimi giocatori. Se Messi avesse messo in porta, soltanto in porta, e i gol che ha sbagliato, oggi era il goleador del Mondiale 2010. Io, il Moreno, ho vinto io per i voti della gente. la risposta della gente. E a Pelé era secondo, però era, no, era secondo anche in Brasile perché ha vinto Ayrton Senna come il miglior atleta di tutti i tempi. Así que con me si è abituato.